i battenti sul premio Charlot, 12 appuntamenti, di cui 9 a ingresso gratuito, 3 a pagamento. I 3 a pagamento sono Made in Sud con un prezzo molto accessibile di 20 euro, e Stella Metà con Salda Vinci e la regia di Alessandro Siani a 10 euro e Gino Paolo in concerto 15 euro. Tutte le altre serate, che sono lo Charlot Giovani, che sono Sergio Cammarieri, che sono la Mannino, che sono la serata di gala con tantissimi personaggi come Cristian De Sica, come Gino Paoli, come Pamela Prati e tantissimi che adesso mi sfuggono, ma vi posso assicurare una serata piena, sono tutti quanti ad ingresso gratuito. Poi ci sarà anche una rassegna cinematografica delle arti dal 10 al 19 luglio con ingresso gratuito. Insomma, un momento credo questo di incontro, dove il premio Charlot cerca di essere ancora una volta un mezzo per poter incontrare la gente e fare in modo che queste persone possano divertirsi, ridere, ma anche emozionarsi. Tante manifestazioni anche collaterali, perché nelle conferenze stampa i tempi devono essere sempre stretti. Grazie. Mario Zaccarini, il nostro addetto stampa, una persona che ci segue da tempo, quest'anno gli abbiamo chiesto un impegno, un impegno di migliore, a alzare un po' il titolo. Non dimenticarci le canzoni e le musiche che vengono, non le canzoni, le musiche stupende, quali Smile, quali Lucida la Ribalta, la Headlight, insomma, voglio dire, ed ecco perché il premio Charlot inizia con...